Oggi i progressi della genetica aprono grandi opportunità in ambito medico. Nel caso di alcune malattie dovute a malfunzionamenti del genoma, la terapia genica utilizza un virus inattivo come vettore e può sostituire il gene malato con uno sano, modificando il DNA del paziente. E siamo solo agli inizi. Nel 2003, sequenziare il genoma di un individuo costava $1 milione. Ma il prezzo di questa tecnologia è sceso così in fretta che già nel 2015 era di appena $3.000 e oggi diventa accessibile a sempre più persone. Presto potremo ottenere dal prelievo di una sola goccia di sangue un quadro personalizzato completo di ogni singolo paziente per sapere quali malattie rischia di sviluppare, come prevenirle e quali sono le terapie specifiche più efficaci nel suo caso. Così, mentre fino a oggi ci siamo curati tutti con gli stessi farmaci, la medicina di precisione cura il singolo paziente in base alle sue specifiche caratteristiche genetiche. Perché tutto ciò sia possibile, è necessario però accumulare ancora moltissime conoscenze sul funzionamento dei geni, continuando a sperimentare oggi per arrivare a terapie migliori domani.